Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale per un nuovo video. Allora, notebook Acer che non si accende più. Io l'ho già aperto perché dovevo fare un recupero dei dati e quindi ho già aperto la parte che contiene l'SSD in questo caso. Ora però devo procedere con lo smontaggio per intero della macchina in modo tale da capire quale sia il problema di questa mancata accensione. Quindi incominciamo con la ripresa dall'alto. Eccoci qui ragazzi con la ripresa dall'alto e cominciamo con lo smontaggio. Con l'occasione proviamo anche questo nuovo kit con 136 pezzi con tutti gli inserti possibili e immaginari per poter smontare un apparecchio elettronico. Quindi procediamo. Sembra essere molto comodo e anche fatto abbastanza bene. Ammazzato un insetto, ora gli animalisti mi mangeranno vivo per questo, però a noi non ce ne frega niente. Come potete vedere, le viti in questo caso sono tutte quante della stessa dimensione, quindi non c'è nessun tipo di problema poi nel rimontarle. Smontato, l'abbiamo smontato, ora procediamo con l'apertura posteriore. Io valgo sempre dei miei due utensilini. Tanta fatica però per questo notebook. Finalmente siamo riusciti ad aprirlo dopo tante imprecazioni. Siamo riusciti ad aprirlo. Ora andiamo a sganciare i due connettori, quindi tastiera e touchpad. Touchpad sganciato. E anche la tastiera. Ora capisco perché
i supporti sono tutti quanti rotti e non mi meraviglio di questa cosa proprio affatto. Come potete vedere, qui i supporti monitor sono rotti e no, non mi meraviglia questa cosa. Ora gli do una pulita come al mio solito, sgancio anche la batteria e poi riprovo un attimo a collegare il tutto, vedere se ha voglia di ripartire oppure no. Ora vado a darci una pulita e ci rivediamo tra poco. 1 hour later. Ok ragazzi, lo abbiamo pulito completamente, sempre con il compressore, perché le bombolette ad aria compressa ghiacciano praticamente, cioè lasciano un residuo acquoso, tra virgolette. Quindi io le evito se posso. Allora ragazzi, purtroppo si è spenta la fotocamera. Ho ricollegato la tastiera solo alla scheda madre, ma il PC ancora ha deciso di non accendersi. Quindi andiamo a controllare un'altra cosa. Quindi proviamo a collegare. Niente da fare, proviamo con il cavo. Ragazzi, magicamente è ripartito. Come potete vedere, il PC è ripartito. Quindi la soluzione è aprirlo, staccare il connettore batteria, lasciarlo staccato per un tot di tempo, circa, non lo so, il tempo che ci mettete per pulirlo, 2, 3, 5 minuti, e ricollegare il tutto. Ovviamente io ci ho pulito anche la ventola perché era sporchissima e adesso è ripartito tutto quanto regolare. Ora io farò un controllo anche della pasta termica per vedere se è a posto o se ha il pad e poi riassemblerò il tutto e ci rimonto su anche il suo disco. Quindi ragazzi, dopo avervi fatto vedere come far ripartire un PC che di punto in bianco ha deciso di non accendersi più, ricordatevi, scollegare la batteria, ovviamente prima smontare il PC, scollegare la batteria, tenerla scollegata per circa 5 minuti, il tempo che ci mettete a fare la pulizia, dopodiché ricollegate il tutto, provate a fare un'accensione. Se la batteria è scarica, collegate il cavo come ho fatto io. E se il PC si accende, siete a posto, avete risolto il problema. Ovviamente, però, io ci faccio anche un controllo della pasta termica per vedere com'è. Nel caso in cui non si risolva in questa maniera, le cause da ricercare sono altre. In questo caso si era semplicemente impallato per chissà quale motivo. Quindi ragazzi, se il video vi è stato utile, mettete un like e scrivetemi sotto nei commenti se volete qualche altra informazione. Ricordo a tutti di iscrivervi al canale e di seguirmi anche su Instagram. E dopo avervi detto tutto questo, ci vediamo in un prossimo video. Ciao!